Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, noi stiamo celebrando la bellissima festa del battesimo del Signore che pone fine al tempo di Natale, come già detto nella precedente omelia, che di nuovo ci mostra nella fase, diciamo, ultima e culminante, con la testimonianza di tutta la Santissima Trinità, la profonda identità di colui che abbiamo celebrato durante questo tempo. Il Padre afferma: tu sei il figlio mio amato, facendo udire la sua voce, quindi le orecchie, e lo Spirito Santo scende visibilmente in forma di colomba, quindi gli occhi e le orecchie, la parola e la vista, cioè due sensi attraverso cui noi più che ogni altra cosa possiamo conoscere. Sappiamo che Dio è incorporeo, non lo possiamo vedere e non lo possiamo udire con orecchie umane, ma in questa circostanza sì, il Padre può udire la sua voce. Attenzione, può udire la sua voce così come può udire la mia voce, e lo Spirito Santo è sceso in forma corporea, con una colomba, vedete che è sotto il nostro bellissimo baldacchino che abbiamo dato un po' alla comunità negli anni passati. C'è la colomba che è il simbolo dello Spirito Santo, ed è lì, quello dell'altare antico, perché come lo Spirito Santo discese su Gesù il giorno del battesimo, così lo Spirito Santo, che il sacerdote invoca, scende per realizzare il grande miracolo della trasformazione di un po' di pane e poi di vino nel corpo e nel sangue di Gesù. E quindi una domenica bellissima che ci subito fa spostare l'attenzione, fa concentrare su questi due aspetti: vedere e udire. Ricordiamo. Ora, sapete che la festa del battesimo del Signore è anche un momento in cui tutti siamo invitati a meditare sul nostro battesimo. In da tempi antichissimi, in questo gesto, la tradizione della Chiesa ha visto una sorta di preistituzione del battesimo da parte di Gesù. Gesù ha istituito il battesimo, lo sapete, prima di salire al cielo, ha detto agli apostoli: andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo e battezzate i discepoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi è chiaro che lui ha istituito questo sacramento, ha detto nel Vangelo di San Giovanni: chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno dei cieli. Ma in questo gesto Gesù non ha ricevuto ovviamente un sacramento, il battesimo di Giovanni era un simbolo, era un gesto penitenziale, ma entrando nelle acque, lui che è Dio, dicevano i santi padri, ha santificato le acque con la sua presenza, quelle stesse acque che sarebbero state usate nel sacramento del battesimo, che a differenza di quello di Giovanni Battista sarebbe diventato un vero sacramento. Ecco, prima di parlare del battesimo, che cos'è un sacramento? Proviamo a pensarci, lo ricordiamo sempre: il Padre parla e lo Spirito Santo si fa vedere, udire e vedere. Cosa succede in un sacramento? E che cos'è? Tra poco io consacro, no? Giusto? Quando io consacro, adesso il sacerdote da ormai quasi 50 anni consacra ad alta voce, una volta lo consacrava ad alta voce, voi sentite le parole che pronuncio, o no? Dire. E che cosa sentite? Sentite ripetere le parole di mie, che Gesù ha detto all'ultima cena, quindi è Dio che sta parlando attraverso di me, come il Padre parlò: questo è il mio figlio prediletto, giusto, in cui mi sono compiaciuto. E poi chi invoco? Lo Spirito Santo, no? Certo, lo Spirito Santo non si vede scendere, però nei sacramenti qualcosa si vede. Cosa faccio dopo la consacrazione? Perché lo faccio? Che cos'è una cosa tanto per farla? Io consacro, dopo che faccio? Alzo l'ostia. Quello è un gesto che da un lato è l'elevazione, ma come è un riprodurre sull'altare della mente ciò che è successo quando la mente di Gesù fu innalzata, ma al tempo stesso è un presentare alla vostra adorazione, quindi è un far vedere, certamente attraverso il velo della fede, Cristo crocifisso. Quindi vedete, in un sacramento ci sono le orecchie, l'azione dello Spirito Santo, che è invisibile, e qualcosa che si vede. E il sacramento che cosa fa? Produce degli effetti soprannaturali, spirituali, che agiscono non sul nostro corpo, ma sulla nostra anima. Ecco. E veniamo brevemente, dopo aver detto
Dio, cos'è il battesimo che noi abbiamo ricevuto? Voi sapete che in questa circostanza generalmente il Papa quest'anno credo che non possa, ovvero ho detto nei giorni passati che le note vicende impediscono al Papa di celebrare i battesimi ai fedeli oggi, se non è cambiato niente fino a qualche giorno fa era così, no? E sempre il Papa in queste circostanze manda sempre qualche simpatica frecciatina, le manda sempre simpatiche, non è mai tagliente, ai fedeli provocandoli, dicendogli chi di voi sarà dato del battesimo. Veramente questo lo facevo io da tanto tempo, perché il battesimo, noi conosciamo la nostra data di nascita, che è la nostra data di nascita umana, noi siamo nati secondo la carne, come la sono tutti gli esseri umani, ma i battezzati hanno una vera attenzione alla rinascita spirituale. Noi abbiamo due date di nascita, una in cui è nato il nostro corpo e una in cui è stata rigenerata la nostra anima. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice chi non rinasce, rinasce, usano questi termini, da acqua e da spirito non entra nel regno dei cieli. Da acqua e da spirito, cioè chi non viene battezzato. Allora, prima cosa, anzitutto, continuiamo a pensare. Noi ci ricordiamo la data del nostro battesimo, punto interrogativo, la festeggiamo come il giorno più importante della nostra vita. I grandi santi dicevano che noi dobbiamo dire un grande grazie a papà e mamma, tutti quanti, cioè abbiamo un debito impagabile nei confronti di papà e mamma, perché noi non possiamo restituire quello che ci hanno dato. Noi possiamo fare qualunque cosa buona per papà e mamma, possiamo volerli bene, possiamo aiutarli, possiamo assisterli, possiamo portarli in palma di mano, ma ridargli la vita che ci hanno dato è possibile. Capite? È possibile, quindi il nostro debito non si può pagare. Ma più grande è il debito che ci abbiamo verso l'Altissimo, perché noi siamo rinati, il nostro corpo, sappiamo tutti purtroppo, dopo il peccato originale, il nostro corpo di fatto, perdonate insomma questo riferimento non molto gradevole, ma sappiamo benissimo che nasce per morire, purtroppo. Comincia il conto alla rovescia, capito? Già dal momento in cui siamo nati, parte il grande conto alla rovescia, esattamente il tempo lo sa soltanto il nostro Signore, conta la rovescia sono della morte, è così, perché il tempo scorre in maniera implacabile. Ma invece, con la rinascita spirituale, comincia un altro conto alla rovescia, capite? Perché il giorno della morte, un battezzato, non è il giorno del lutto, ma è il giorno della festa. Festa certamente mitigata dal fatto che comunque solenne la morte corporale, certamente non è un evento gradevole. Ma voi sapete che i primi tempi della Chiesa, quando veniva martirizzato qualche nostro fratello o sorella cristiana, quelli andavano a martire da tanto, sperati dalle ombre, capite? E la celebrazione del funerale, quando si poteva fare con martire, era un trionfo, quindi ci credevano. Rinati dall'acqua e dallo spirito. Perché il Signore ha voluto scegliere l'acqua per il sacramento del battesimo? Ci avete mai pensato? Sappiamo tutti quanti, anche le persone più semplici, che l'acqua è la vita. Potrebbe esserci, qual è il segno che su in qualche posto c'è la vita? Proprio una cosa che ci sa in forza è l'acqua. Sapete che gli scienziati cercano negli altri pianeti. Se c'è qualche traccia di acqua, senza acqua la vita non c'è. Quindi capite, no? Quindi l'acqua è la vita con la V maiuscola. E noi questo ne facciamo esperienza tutti i giorni, giusto? Quanto tempo si può stare senza mangiare? Gesù, Mosè, San Francesco hanno resistito pure 40 giorni. Se può resistere, si può stare 40 giorni senza bere? Secondo voi? No. Si muore. Quindi l'acqua è la vita, giusto? E l'acqua, ringraziamo il Dio che ci sta, non perdonatemi se faccio qualche piccola simpatica battutina per alleggerire un po' i toni, perché con l'acqua dovremmo anche ogni tanto, abbastanza spesso, lavarci, no? Quest'anno siamo diventati tutti quanti un po' adesso come rimarremo dopo, non so se siamo diventati tutti quanti manieri, stiamo tutto il giorno a fare così, ma guarda se vuole igienizzante, dobbiamo lavarci, quindi con l'acqua ci si lava. Perché vedete, un sacramento, nei sacramenti non si vede con gli occhi gli effetti che producono, attenzione, ma se noi guardiamo bene il sacramento possiamo capirli, perché ciò che quell'elemento produce
cenatura, lo produce parallelamente nella vita dell'anima. Non so se riesco a spiegarlo. Allora, noi con l'acqua ce l'abbiamo, giusto? L'acqua la beviamo per avere la vita. Cosa fa il battesimo? Ci lava da tutti quanti i nostri peccati, se siamo bambini solo quelli originali, se siamo grandi anche quelli commessi dopo, e poi ci infonde la vita soprannaturale, quella che chiamiamo, abbiamo imparato a catechismo, la grazia, che è la nostra capacità di vivere in maniera divina, di vivere santamente, di praticare le bellissime virtù cristiane, di essere buoni, di essere cittadini del cielo che vivono sulla terra, non semplicemente scendere ai livelli, insomma, abbastanza bassini che si vedono in giro da parte di persone che purtroppo ancora non conoscono l'amore di Dio. Questo ci fa il battesimo. E capite, questo sacramento, quante volte si celebra il battesimo nella nostra vita? Ieri abbiamo parlato del credo, come finisce il credo? Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Ok. Il problema è che ci sono poi, non è un problema, due sacramenti che invece sono proprio sacramenti che per antonomasia si celebrano tante volte. Quali sono? La penitenza, la confessione, la riconciliazione, chiamate la come volete, e l'Eucaristia. Cosa fanno questi due sacramenti? Cosa fa la penitenza? Ci lava dai nostri peccati commessi dopo il battesimo, quindi uno dei due effetti del battesimo, noi lo rinnoviamo in continuazione tante volte quante volte ci confessiamo, e tanto meglio quanto meglio ci confessiamo. Vuol dire che se non ci confessiamo mai, quella bella lavata che ci ha dato il battesimo è rimasta lì. Voi immaginate se un neonato mi fa il bagnetto alla mamma e poi non si lava più per tutta la vita, che succede? Problema, no? Ora, la puzza dell'anima non si sente con il naso, anche se alcuni santi la sentivano, però immaginate come può stare la nostra anima se non si lava mai al sacramento del battesimo. È la stessa cosa, anche se non ne abbiamo la percezione sensibile. E l'Eucaristia, specialmente la comunione, che cos'è? È il cibo spirituale, no? Noi mangiamo il cibo del corpo, perché quel cibo diventa noi e ci dà l'energia per mantenerci in vita. Invece noi mangiamo il cibo spirituale perché noi lo mangiamo per diventare come lui e perché la nostra anima cresce con il nostro corpo. Capite? Quindi la grazia che il battesimo ci infonde cresce a ogni comunione ben fatta che ci passiamo. Quindi pensare al battesimo significa anche pensare a come io lo sto facendo vivere. Perché? Perché se rimango allo stato di infante o di cresimato, voi sapete che quello che abbiamo ricevuto nel battesimo, quando abbiamo fatto la cresima lo abbiamo professato e rinnovato personalmente. Ma poi, punto interrogativo, perché se queste cose non vengono curate, vengono trascurate, la vita soprannaturale divina non muore, ha bisogno di essere alimentata. Cioè i sacramenti non sono, come dire, magie che ci risolvono definitivamente tutti i problemi, ma sono strumenti di salvezza che devono essere da noi fedeli sempre meglio valorizzati, compresi e usati. Capite? Allora sì che la vita diventa uno spettacolo meraviglioso. Ecco, quindi in questo giorno ringraziamo il Signore sia per questo grande sacramento in cui siamo rinati per la vita eterna, e sia anche per quei sacramenti che ci consentono di mantenerlo sempre vivo e di far sbocciare, fuoriuscire dal sacramento del battesimo tutta la potenza soprannaturale che ha seminato in noi. Ovviamente un piccolo esame di coscienza su come viviamo queste cose, a cominciare da me, è doveroso perché tanta grazia e tanta amore non sia mai disgraziatamente oggetto di trascuratezza o peggio, ecco, di spreco da parte nostra. Siamo dati Gesù e Maria.